Ed ora parliamo di un altro campione, Daniele De Rossi, il suo amaro addio alla Roma, la reazione dei tifosi con Francesca Sanipoli. Forse immaginavo, sì, magari io veramente coi Cerotti e Zoppo che dicevo guarda lasciatemi stare, prego, e loro no, no, continua, continua, non è andata proprio così. In un'atmosfera surreale, sotto gli occhi dei compagni di squadra con la maglia di De Rossi e sotto il simbolo dell'infinito, Capitan Futuro, termine abusato al limite dello stucchevole, si è trasformato in Capitan Passato, anzi passato e basta. A quasi 36 anni e dopo 18 di Roma, Daniele De Rossi si arrende agli scricchiolii del proprio ginocchio, ma soprattutto a un rinnovo che non è mai arrivato. Questa è casa mia, io sono entrato la prima volta dentro quel cancello a 11 anni, quindi la mia macchina va in automatico, io l'accendo e vado da solo la mattina. Sarà difficile abituarmi a non farlo più. Ti auguro il meglio in ogni cosa che farai, gli scrive Francesco Totti, che conclude: torneremo grandi insieme. Il nostro scudetto perenne lo definisce Valerio Mastandrea e Luca Di Bartolomei, figlio di Agostino, gli scrive: che dolore Daniele, con te finisce la mia infanzia giallorossa. Se ne va così l'ultimo grande simbolo del calcio italiano, destinazione forse gli Stati Uniti, con tanto di commozione da parte del presidente Pallotta e porte aperte per un ruolo da dirigente. Se io fossi stato un dirigente, io a un giocatore come me l'avrei rinnovato il contratto.